tempo, stai da un paio di partite, stai bene più di testa o più di gamba? Adesso tutte e due, buona. Scusa, io provo in italiano, ma non è possibile, io parlo inglese. Ok, Cambio. sì. Un po' secco, va benissimo. Ma adesso sì, dopo Napoli, 2-2, sì, 10 in campo è bene. Anche dopo la partita sentire molto bene, anche ieri un giorno libero. Ma sente bene in gambe, sente bene in testa. So, io vai con allenamento oggi per una smile mix. Senti, ma il pareggio col Milan, vado indietro, cioè quel pareggio in rimonta da 3 a 1 a 3 a 3 vale un punto come quello di domenica, però quella è stata una brutta botta che forse ha un po' frenato la vostra stagione. Può essere che questo sia anche invece un'iniezione di fiducia che fa cominciare un campionato diverso? Sì, contro Milan, sì, dopo la partita contro Milan, noi very disappointed, ma contro Napoli è un'altra, quando 2-1 è 10 in campo, è un punto molto bene contro Napoli, perché Napoli anche come Milan una molto buona squadra, ma sì, quando Napoli va 2-1 è una rossa carta, ma noi ancora proviamo anche con un angolo e dopo un altro angolo e senti bene anche in partita ma anche quando gioca con 10, ma contro una squadra come Napoli è molto difficile anche quando gioca con 11, ma sicuro un'altra feeling dopo questa partita. Senti, un feeling arrivato col cambio dell'allenatore, solo con quello, o anche tutti voi? Perché è chiaro che c'è stata una mentalità diversa, una mentalità nuova, uno spirito nuovo nella squadra negli ultimi tempi. Ecco, è questa ventata che ha portato Ballardini, o siete cresciuti anche voi? No, I think I don't want to speak English. Sì. No, yeah, I answer in English this one. Also, I think it's our feeling in the team because we played also against Lazio 0-0 and everybody remember the last game we played Lazio and we didn't want to repeat that one. So now I think we have a good feeling inside the team and inside the locker room now as well, and I think it's a good mix of everything, but it's the players who's doing the work on the pitch, and we have to raise to the occasion to play good. That's our job. Abbiamo sensazioni positive adesso, soprattutto all'interno della squadra, quindi abbiamo un feeling migliore nello spogliatoio e questa partita con la Lazio l'ha confermato e non è solamente il cambio di allenatore, quindi una ritrovata unione nostra come squadra. Lui che è un giocatore che viene da un altro paese, ha giocato in Danimarca, in Svezia, ecco, e qua a Bologna non forse non era mai successa una contestazione come quella dei tifosi dopo la partita con la Lazio. Tu come l'hai vissuta? Cioè, ci sei rimasto male come, con i tuoi compagni e come la giudichi con gli occhi di uno svedese, che vive però ovviamente di ciò che in Italia? In Svezia è tifosi non così, ma mi piace anche quando, when you show feelings, it's good, but also it was a hard game against Lazio and we played 0-0, and of course we want to win every game, yes, that's our tifosi want to do. It was a hard game and with a 0-0 and we had some chances to win and they had some chances to win, but I think it was a good performance from us and from as a team, and it was a different experience for me as well, but everybody have the rights to say what they want and do what they want, so we just wanted to show now in the game against Napoli that we are a good team and we can play good football, and I think we showed that now against Napoli. Sì, abbiamo giocato questa partita con la Lazio, secondo me molto bene, abbiamo avuto qualche occasione per segnare, ce l'hanno avuto anche loro, la partita è finita 0-0, il pubblico comunque non era contento e i tifosi hanno il diritto di esprimere le loro opinioni, però
però poi dopo abbiamo continuato a lavorare durante la settimana, abbiamo vinto, abbiamo giocato con il Napoli, abbiamo fatto una buona partita anche contro il Napoli e questo è il nostro modo di dimostrare che comunque ci siamo in ripresa e vogliamo continuare così. Michele, è vero che i tifosi possono esprimere le loro opinioni, ma non come l'hanno fatto contro il Napoli, insomma. Anche tu ti sei vergognato, come ha detto il presidente Morandi, nell'onorario? I didn't really heard anything about it. Tanto lo sponsor del Napoli. So that's why. No, I didn't hear anything about it because I'm not a good reader in Italian. I read as good as I speak, so I don't know anything about it. But as I say, there everybody have the right to their own opinion. But for me, as I understand it, it was also a little bit against racism, and you don't need to ask me where we as a football player stand there. It's zero tolerance, and that's it. Sì, come dicevo prima, ogni tifoso ha diritto comunque di esprimersi, ma mi hanno detto, perché ancora non sono un grande lettore in italiano, che ci sono stati dei brutti episodi nella partita con il Napoli e ovviamente sono cose totalmente sbagliate che condanniamo. Ma in passato ti era mai capitato qualcosa di simile? Tipo Svezia, Danimarca, c'è molta rivalità tra di loro, ma non c'è magari razzismo allo stadio? No, anche in Svezia ho un po' di problemi con il racism, ma anche in Svezia è zero tolerance. Anche un po' di problemi in Danimarca, ma non troppo. Ma è così, perché everybody can, like I say, say and do what they want, but for me it's not right. Tornando al campo, non so se volevate. No, come ho detto prima, tutti possono dire quello che vogliono, però quando si parla di queste cose non è assolutamente giusto esprimersi così. Prego. Tornando al campo, il mister ha detto da subito che vuole che attacchiate in 5-6 almeno tutte le azioni. Questo vuol dire che si fida di voi, responsabilità per voi difensori, ma anche fiducia, immagino. Sì. Prima era un po' diverso. Sì, un po' diverso di tattica, ma sì, noi solo due settimane con Mister Palladini, ma molto facile, capisco tua idea, no tua, sua, capire le sue idee. Sua idea, perché anche facile, lui vuole giocare facile e vuole giocare anche attacking football, fuck, it's hard to speak that. attacking football, but also, like you say, it's a good responsibility for the defenders. He like us to play football, and I like to play football also. But also, we tried from the beginning, as when I came to Italia, I know that Italian teams want to play football, and that's why I came here. And in Scandinavia or Sweden, we play a little bit more like England, a lot of long balls and try to win with a lot of fight. They fight here, but they also have the technical quality here. That's the main difference. And Mr. Palladini had a very good idea in playing, as I understand in these 2 weeks that we have him as a coach. And it's very interesting to see what we're going to build on this. It's a good feeling, and for sure it's going to be good. Oh, sorry. Sì, l'idea di Palladini è comunque giocare molto la palla e questo dà responsabilità anche ai difensori perché così permettiamo un po' anche ai centrocampisti di avanzare e questo è un modo che mi aspettavo venendo anche in Italia di modo di giocare perché spesso quando giocavo in Danimarca e in Svezia c'è spesso una palla lunga e c'è molto gioco fisico e invece qui c'è molta tecnica, si gioca molto il pallone e Palladini sta mettendo su questa via un po' il nostro gioco e per ora sono sensazioni molto positive anche negli allenamenti.
stiamo trovando bene. Quindi la prima cosa che gli ha chiesto Ballardini in conferenza stampa è la compattezza. La cosa che forse ha impressionato è che voi contro il Napoli, che probabilmente è la squadra che più di tutte sa attaccare meglio in questo campionato, per un'ora, diciamo almeno fino al loro gol della fine al rigore, siete stati veramente in 25, massimo 30 metri di campo, muovendovi con l'elastico. È una cosa che immagino su cui abbiate lavorato in allenamento, o vi è venuta anche un po' naturale? No, we also speak about this in the pitch, that we have to, if you're playing against a good team as Napoli, you need to be very tight with a different part of your team, because if you give them space, they are very happy about it and they will play very good, and you have to run a lot. That was maybe a little bit what happened when we played in Napoli, because we give them a little bit too much space and they win the game with 3-0. And I think we really showed now the last game that we play and defend and attack as a team, and that's very important. And to keep the distance in the team, it's very good. And that's, I think, it's a key point to continue to playing good, to be able to keep these distances and attack together and defend together. We are a team in both ways. Stava dando un messaggio. Sì, ne parliamo spesso tra di noi, adesso siamo un pochino più compatti. A differenza di quello che abbiamo fatto all'andata a Napoli, in cui abbiamo lasciato tantissimi spazi, con questa partita abbiamo dimostrato che possiamo essere più vicini tra le linee, possiamo aiutarci a vicenda e soprattutto possiamo difendere e attaccare tutti insieme, come una squadra, quindi difendere di squadra e attaccare di squadra. E questo è un elemento chiave per migliorare in tutte e due le fasi.